Cos'è, secondo voi, un padre? Qualcuno dirà che si tratta di una persona con dei figli. O delle figlie. Ma la realtà può essere molto, molto più complessa di così. Andiamo fuori a giocare, papi. Soprattutto quando sei solo un padre artificiale, creato apposta per essere il genitore di delle bambine. E in questa città le bambine sono, a dir poco, fondamentali. Altri angeli, papi! Perdi qua! Ora sono praticamente dei mostri. Ma un tempo questa città era un luogo meraviglioso, dove la creatività, l'arte e la scienza erano padrone del mondo. Vieni con noi, ragazzina. Oggi non è più così. Ma un padre è anche chi protegge a costo della propria vita la sua progenie. Sparisci, mostro! E cosa succede quando un padre fallisce il suo compito? Eccoci. Ora non è più pericoloso. Questa non è tua figlia. Lo capisci? Il suo nome è Eleanor ed è mia figlia. Ora in ginocchio, per favore. Togliti il casco. Molto bene, prendi la pistola. Puntatela alla testa. Certo che Rapture è proprio dura la vita del padre, eh? Ehi, riesci a sentirmi? Il tuo segnale è molto debole. Benvenuti, miei cari Big Daddy, in Bioshock 2. Ma non lasciatevi ingannare dal nome. Bioshock 2, più che un vero e proprio seguito del primo Bioshock, è praticamente uno spin-off. Un'altra avventura, piuttosto slegata da quella del primo capitolo, ma sempre ambientata nella meravigliosa città di Rapture. E ne condivide molti elementi, più che altro a livello di gameplay. Ebbene, come qualcuno ricorderà, ho creato tempo addietro una serie principale, di quelle fatte tra virgolette, bene, sul primo Bioshock. Tuttavia, la realtà è che il secondo, a livello di tematiche, non aggiunge più o meno niente, e quindi non ci sarebbe stato molto di interessante da dire. E di conseguenza, ho deciso di farci una serie di quelle in cui gioco e basta,
senza preoccuparmi troppo. Quello, tuttavia, era assolutamente una cosa preoccupante. Da molti è stato poco rispettato Bioshock 2, appunto perché non inventa molto. Tuttavia affina la formula del suo predecessore veramente molto molto bene. Migliora praticamente ogni elemento di gameplay. I livelli sono costruiti molto bene e in linea di massima mantiene più o meno viva la cara vecchia formula a cui siamo abituati. Regola numero 1. Ora siete in fondo all'oceano. Se sentite gocciolare sulla vostra testolina, siete licenziati. Regola numero 2. Potete riavviare un generatore spento con una scarica diretta, ma prima fate uscire tutti dalla piscina. I ricconi si spaventano a vedere lavoratori morti che scagliano saette in giro. Mi seguite? Anche se questa sarà una serie non troppo impegnata, intendo comunque, man mano che gioco, trovare qualche piccola chicca da mostrarvi. E sarà un walkthrough completo. Troveremo tutto ciò che c'è da trovare. Tutti i diari audio, tutte le cassette, e tutti i plasmidi. Infermiera, pensa a questo qui. Oltretutto, se vorrete, nei commenti potrete scrivere come preferite che io giochi. Ovvero su che armi preferite che mi concentri, che tipo di plasmidi volete che io usi, che tipo di tonici volete che io equipaggi. L'unica cosa su cui non transigo è il fatto che useremo la trivella e la potenzieremo perché è uno spasso, ed è uno degli elementi più unici, dato che siamo un Big Daddy. E spero che questo codice non sia un segreto per nessuno. 0451, o meglio, in questo caso, 1540. È al contrario rispetto al solito. Ho sbagliato tasto. E ciò è anche abbastanza emblematico. Vedete, il 451 ha sempre identificato la creatività di chi usa questo codice. Tuttavia, questo gioco a livello puramente creativo non è il massimo. Mio marito è davvero un idiota. Spende fino all'ultimo centesimo in tonici genetici per sfoggiare un fisico invidiabile. Solo per poter passare poi tutto il giorno ad ascoltare la radio senza senso di colpa. Stephen, gli dico, se vuoi tenerti in forma, vieni a farti qualche vasca con me alla vecchia maniera. Se no è la mente ad atrofizzarsi. Forse mi conviene introdurre di nascosto nella sua dieta un po' di stimolatori cerebrali. Fantastico. Questo serve più che altro a ricordarci come funziona questo mondo. Ovvero, hanno inventato un metodo per modificare il genoma umano e ottenere fondamentalmente dei superpoteri. E una cosa che comunque Bioshock 2 fa molto bene è lo storytelling tramite l'ambientazione. Possiamo vedere spesso queste scritte «La Lamb Vigila». E questa foto, non credo sia spoiler dato che c'era scritta qua vicino, è proprio la foto di questa Lamb. Tuttavia è circondata per qualche motivo da delle farfalle blu. E come vedete ci sono degli stecchetti che le tengono ferme. E di conseguenza è qualcuno che le ha messe qui volontariamente. Inoltre, qui possiamo trovare un libro. Unione e metamorfosi. E aguzzando la vista parecchio, potreste notare che è stato scritto da una certa dottoressa Sophia Lamb. Ma come dicevo, della trama avremo modo di parlarne approfonditamente più avanti. Per adesso. Padre! Limitiamoci ad assorbire queste prime interessanti interazioni e a raccogliere l'elettroscarica.
mancato, Eleanor. Trovala e starete tutti meglio. E vabbè. La trama, come vedete, sta appena cominciando. Ci danno più che altro indizi di ciò che dovrà avvenire. Tuttavia è abbastanza interessante. E nel caso non ricordaste esattamente la cronologia, gli eventi del primo Bioshock erano situati nel 1960. Qui invece siamo nel 1968. Quindi ben 8 anni dopo la morte di Andrew Ryan, colui che era in teoria il capo, il presidente, l'eroe di questa città, ma che forse era più un tiranno. Come dicevo, abbiamo raccattato l'elettroscarica. Abbiamo poteri magici, gente! Che possiamo usare un po' meglio di così, perfetto. Tuttavia, quando ho scelto di creare questa serie come una secondaria del canale in cui gioco e basta senza preoccuparmi troppo, mi sono accorto che un po' mi dispiaceva, tra virgolette, buttare via così Bioshock 2. Di conseguenza, ho deciso che in qualche modo volevo comunque mantenere una certa unicità per questa serie e per questo gioco. E così ho deciso di renderla la partita per adesso più interattiva presente su questo canale. In Bioshock 2, infatti, ci saranno varie scelte da compiere. Dovremo, è ovvio, non credo sia uno spoiler, come nel primo gioco, salvare o uccidere le bambine per ottenere più potere. E ci saranno però anche altre scelte da fare nel corso del gioco. E quelle scelte le farete voi. La città è di nuovo viva. Finalmente un segnale. Tu, che stai riportando in vita questa città morta, ascolta, il mio nome è Tenenbaum. So chi sei e ho un gran bisogno del tuo aiuto. Ti prego, raggiungimi alla stazione Atlantic Express. Non so se ricordate la Tenenbaum. Beh, spero di sì, in realtà, è un personaggio abbastanza importante. Lei aveva contribuito alla creazione di questa città in un certo senso, o meglio, di ciò che questa città rappresenta. Ma appunto, della trama ne parleremo più avanti, questo è solo l'episodio introduttivo. O meglio, di reintroduzione a questa bellissima Rapture. Come stavo dicendo, questa partita funzionerà in questo modo. Già da questo episodio, nella descrizione troverete un link per un poll, insomma, una votazione. Dovrete scegliere fin dall'inizio se dovrò uccidere o salvare le bambine, oppure se fare una via di mezzo, ovvero magari ucciderne una su due. E quando ci saranno scelte da fare, di quelle oltre, extra, io fermerò il mio gameplay, aspetterò la vostra votazione e poi andrò avanti seguendo le vostre indicazioni. A mia figlia Eleanor, registrazione. Presto nascerai e Rapture sarà la tua casa. Verrai cresciuta come me per servire gli interessi della comunità prima dei tuoi. In questa città, quella è un'eresia, un'aberrazione del più naturale egoismo. La tua infanzia qui sarà difficile, ma il prezzo della rivoluzione è sempre caro, Eleanor. Se saremo pazienti con lei, Rapture sarà nostra. Ma come alla madre della famiglia di Rapture. Nel primo Bioshock sentivamo in giro la voce di Andrew Ryan. Qui invece, come potreste aver intuito, sentiremo la voce di Sophia Lamb. Un antagonista certamente interessante, ma che non può competere neanche lontanamente con Andrew Ryan. Mettiamo le cose in chiaro. Ed ecco qui la sparachiodi. Uccimeli, lasciami qui!
sostituirà la cara vecchia revolver del primo Bioshock. Sarà in realtà un'ottima arma. Mediamente veloce e con dei precisi colpi alla fronte del nemico, praticamente uccideremo chiunque, almeno all'inizio. Le cose, come prevedibile, si faranno più difficili molto molto in fretta. Beh, forse non molto in fretta, ma comunque si faranno più difficili, non state a cercare il pelo nell'uovo. E qui facciamo la conoscenza di un personaggio di cui avrò modo di parlarvi parecchio. Mark Metzer. Sono arrivato fin qua giù, per poco, ma ce l'ho fatta. Ed eccola qua. Esiste realmente Rapture. Qui è dove quella cosa ha portato mia... la mia povera bambina. Da quanto ho visto dal sottomarino, gran parte della città è in rovina. Ma c'era qualche luce qua e là, e ombre che si muovono. Ah, sto vaneggiando. Credo sia la paura. Però, se riuscirò a trovare questa dottoressa Lamb, che sento nominare spesso, forse troverò Cindy. Mark Metzer è alla ricerca della sua figlia Cindy. Ed è arrivato qui un po' come il buon vecchio Jack è arrivato a Rapture nel primo Bioshock, ovvero tramite un sommergibile. Tuttavia, come potete notare, il sommergibile di Mark Meltzer è esploso malissimo. Ne sentiremo ancora parlare, e l'origine del personaggio è più interessante di quanto si possa pensare. Tuttavia, c'è una bambina sola. Sappiamo cosa fare con le bambine da sole, Ecco a voi le Big Sister, signori! Creature a livello teorico abbastanza simili ai Big Daddy. Tuttavia, in realtà, molto, molto più pericolose. Dato che non sono goffe, come noi portatori di trivelle. Sono anzi molto agili. E dotate di parecchi plasmidi. Abbiamo già finito i colpi? È un problema. Ci è andata bene. Ha pensato che potessimo sconfiggerla e se n'è andata. Qui è la dottoressa Sophia Lamb con un messaggio per il popolo. Ricordate, la Big Sister ci osserva sempre. Rubare l'Adam significa rubare alla famiglia di Rapture. La vostra famiglia. La Big Sister ci osserva. Osserva le bambine. Teoricamente, la gente crede che la Big Sister protegga tutti. Ma in realtà, appunto, ci faranno il culo. Sicuramente non proteggono noi, mettiamola così. Saranno alcuni dei nemici più potenti di questa intera avventura. Ma sono sicuro che in qualche modo riusciremo a sconfiggerle. Diana ha insistito affinché passassimo un fine settimana all'Adonis. E già sento di aver bisogno di una tregua dalla vacanza. E quando ritiene necessario rimproverarmi perché lavoro, le sue parole si dissolvono in un interminabile belato animale. E io che fondai Rapture per essere libero dalle leggi e da Dio, per vivere tra coloro per i quali il vero guadagno è il lavoro. Eppure, quando Diana accenna al fatto di essere la madre di mio figlio, mi viene concessa una pausa. Finora non ho mai preso in considerazione l'idea dei successori. Forse con il nuovo anno. Ah, la cara vecchia voce di Andy O'Ryan. Una voce incredibilmente sensata e realistica in ciò che dice. Tuttavia, anche la voce di una persona abbastanza ipocrita.
a ben vedere. Tuttavia, questa introduzione è ufficialmente finita. Spero di vedervi tutti nei commenti e soprattutto nelle votazioni. Sarete molto importanti. Tuttavia, per oggi è tutto. Io, come sempre, sono Unpetrackable e ci vediamo nel futuro, miei cari Big Daddy. Oppure no?